Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di cinema. Io volevo fare una regia duplice in cui per le live usavo questo setting con questo setting qua attraverso il mio switch HDMI mini. È possibile? Sì. È fattibile? Sì. Lo farò? No. Perché innanzitutto andrei ad usurare un apparecchio che ho pagato fior fior di quattrini, come sto usurando purtroppo la CH5 per le live, fino a quando non trovo un metodo diverso per girare con la Canon. E naturalmente sto cercando un po' di integrare quello che è stato l'acquisto con effettivo il lavoro che ne sta uscendo. Quindi tra una settimana ho ad esempio una live streaming teatrale dove mi troverò a fare la regia video, esclusivamente video teatrale. Mentre ho fatto per i giorni della Merla, piccolo festival d'inverno di Macerata, ovvero il festival, il sottofestival di Macerata, racconta dei video, sempre la regia streaming, in cui usavano StreamYard. Allora ragazzi, il mio approccio con StreamYard è nato proprio per l'esigenza di fare questo festival d'inverno. Non è male come software, è molto malleabile, ma è a pagamento. Mentre OBS, che è molto completo sotto ogni punto di vista e come broadcast studio è il massimo a cui si può aspirare, forse, è gratuito ed è open source. Quindi OBS, Streamlabs, OBS sono due programmi che ti permettono di andare in live direttamente su determinati portali. OBS ti permette di andare in live, ad esempio, in maniera gratuita su portali come YouTube, Twitch, Facebook, eccetera. Streamlabs invece ti permette di andare online su Twitch, mentre Facebook e YouTube devi avere l'account premium e quindi anche in quel caso pagare qualcosa a Streamlabs OBS per andare ad utilizzare il servizio ed usufruirne per altri scopi. Questo è un video in cui volevo dire com'è stata la mia esperienza nel live cinematografico. Allora, è stata la prima volta in cui mi sono trovato veramente in difficoltà, ragazzi. Per quale motivo? Perché nel setting audio, se non avessi avuto un amico che facesse il fonico e che il giorno prima mi dicesse di sì per venire a registrare con me, io praticamente quel giorno avrei fatto una figura di merda plateale. Mi era stato chiesto di fare una regia video senza però una regia audio richiesta. Questa regia audio invece si è tramutata in una vera e propria regia dal punto di vista del fonico, perché con mixer, collegato microfoni, ha microfonato la cantante, ha microfonato gli attori, i colloquianti, il traduttore, la lettrice, c'erano varie situazioni da tenere sotto controllo. Quindi ragazzi, quando... Questo è un consiglio da chi ci è passato prima di voi. Quando accettate un lavoro, accettatelo se potete farlo, ok? Già per me era la prima volta in regia video, ma è andata bene, ok? Perché sapevo di poterla fare. La regia audio, io chiedendo informazioni di qua e di là, avevo captato determinate problematiche che poi si sono rivelate tali, cioè la mia attrezzatura non era in grado di coprire tutto l'ampio range che mi era stato richiesto, compreso il fatto di dover sentire in sala il collegamento a persone che invece non erano in sala, quindi erano connesse tramite StreamYard online, come una sorta di chiamata Zoom. Per necessità di cose, perché naturalmente c'era il traduttore che, dovendo tradurre quello che diceva una donna francese, una scrittrice francese che era collegata in live, doveva tradurlo in sala per la lettrice, per la intervistatrice e per la cantante, che comunque se la cavucchiavano con il francese, quindi non era un grosso problema. Però naturalmente il servizio doveva essere fatto anche per i partecipanti alla live, che ne erano più di 300. Naturalmente questa difficoltà è stata, diciamo, affrontata attraverso l'aiuto di questo mio amico, che mi ha aiutato in tutto e per tutto e mi ha montato un vero setting di audio. Senza di lui avrei fatto una figuraccia pazzesca, ragazzi. Quindi quello che vi volevo dire è: fate un lavoro fatto bene, accettate i lavori che potete fare, ma soprattutto informatevi. Se vi sentite che quel lavoro lo potete fare, anche se non l'avete mai fatto, come è stato il mio caso, perché alla fine è andata tutto bene, ma accertatevi di che cosa necessita quel lavoro. Perché a me perlomeno non mi era stato detto, determinate cose non mi erano state dette riguardo al mio lavoro,
e mi sono trovato in difficoltà poi nel doverle recuperare in corso d'opera. Quindi se non ci fosse stato proprio il fonico, io magari tante cose non avrei potute proprio fare. Non avrei potuto microfonare proprio per mancanza di attrezzatura, né aver potuto riprodurre l'audio in sala di ciò che veniva detto appunto in live, senza il delay naturalmente della live, del 20-30 secondi classici canonici della live. Quindi questo è un video consiglio in cui mi sento di parlare, infatti parliamone, voglio qua sotto dei riscontri, feedback con dei commenti. Io ormai sono abituato ai feedback della chat di Twitch, ma voglio anche feedback qui su YouTube. Se per caso voi avete avuto modo di accettare lavori e non vi siete sentiti in grado in corso d'opera di poterli portare a termine, ma che avete portato a termine lo stesso, quindi voglio sapere da voi se avete avuto queste difficoltà. Il video finisce qua, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con la live di Twitch e un altro video YouTube quando faremo un nuovo programma. Adesso siamo diventati affiliati Twitch, quindi usciranno sicuramente nuovi programmi. Io sono contento di essere ritornato anche qui a parlare con voi con YouTube, perché io parto da YouTube, quindi è la mia prima casa, tra virgolette. E nulla, io vi saluto, cliccate sulla campanellina delle notifiche per restare sempre sintonizzati e aggiornati su ciò che uscirà sul canale, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, un bel commento, come vi ho detto, e alla prossima.